tutti. Ragazzi, scusate, mi sentite anche dal fondo aula? Più o meno, il microfono e l'audio, mamma mia, è orribile. Ok, questa distanza va meglio. Bene, benvenuti al primo giorno di lezione di architettura e composizione architettonica 3. Questo primo giornata, oggi da adesso alle 12:30, la spenderò presentando il corso. E presenterò tutto quello che riguarda il corso, dai contenuti alla struttura, cioè come è organizzato il corso, alla parte di logistica, dove trovare informazioni, eccetera eccetera. Siccome le cose da dire sono parecchie, il tempo è quello che è, cercherò di essere sintetico, ma senza trascurare i dovuti dettagli, e vi darò modo di avere tutte le informazioni per rendervi conto un po' di quello che faremo nel corso e di alla fine, per diciamo completare l'adesione al corso, vi sarà chiesto di compilare un form online. Allora, cominciamo subito con il dire che la presentazione di oggi è strutturata su tre argomenti base: contenuti, struttura e logistica. E tutti i sottoargomenti che verranno trattati li vedete elencati qui. Adesso andremo mano a mano, in sequenza, a vederli tutti. Cominciamo dal succo, dai contenuti, cioè cosa il corso intende trattare, come intende trattare i contenuti e che tipo di approccio ha nei confronti del progetto e dell'architettura. In linea di massima, durante il vostro percorso di studi, avete tre corsi di progettazione, che sono architettura e composizione architettonica 1, stesso nome 2, stesso nome 3. Perciò c'è un po', si ricava un po' la nozione ingannevole che questi tre blocchi siano in sequenza e quindi ognuno, diciamo così, appoggi perfettamente sulle conoscenze date dal precedente. In parte è così, perché è in parte un accumulo di esperienza, ma la realtà è che non vanno considerate come le parti di una progressione strettamente lineare. Vanno considerate più che altro invece come un accumulo di conoscenze diverse. E quindi in ogni corso è chiaro, ovviamente vi portate dietro inevitabilmente quello che è la conoscenza acquisita in precedenza. Ma siccome ogni corso ha anche un taglio e uno scopo differente, in parte questo taglio e questo scopo hanno dei conflitti con quello che avrete imparato nell'anno precedente. Ma questo è inevitabile. Nel momento in cui si acquisiscono nuove conoscenze, quelle vecchie non rimangono immobili, vengono sempre in qualche misura ristrutturate. E questo succede ogni volta, e succederà anche con questo corso, perché con questo corso quello che vi chiediamo, ma lo vedrete durante l'approccio, è in alcuni casi quello di affrontare un tipo di approccio nuovo, un tipo di approccio magari diverso da quello che avete sempre avuto. E in quei casi cercare di mantenersi aggrappati alle conoscenze preesistenti non fa altro che creare un attrito che vi impedisce di fare un'esperienza più completa. E quindi questo, quello che vi chiediamo è la possibilità di lanciarvi, o comunque la volontà, la curiosità di lanciarvi in un approccio differente. Non completamente differente, perché ci saranno molti elementi familiari dal punto di vista del progetto, per quanto riguarda il tema di progetto, per quanto riguarda alcune parti del ragionamento, però su questi elementi familiari si costruirà qualcosa che probabilmente, con ogni probabilità, credo non avete ancora affrontato nel modo in cui il corso cercherà di affrontarlo. Faccio una piccola parentesi per dirvi che la lezione di oggi e tutte le altre lezioni del corso che verranno fatte
sono al momento in streaming su un canale YouTube e rimarranno come video sul canale. Quindi tutte le informazioni che vedete qua, oltre ad essere, saranno poi caricate sul sito di insegnamenti online come PDF, le slide, e il video dopo lo potrete vedere sul canale YouTube del corso. Dopo vi darò tutti i riferimenti. In generale il corso parte, o comunque ha una parte del corso che riguarda la teoria della progettazione architettonica. E questa parte della teoria non può e non deve rimanere come qualcosa di separato, così come sarebbe scorretto vedere come separate tutte le varie parti di teoria tecnica e applicazione pratica. Quindi, per quanto riguarda la nostra considerazione della teoria, faccio una citazione da Karl Marx, per cui la pratica senza teoria è cieca e la teoria senza pratica è sterile. Cioè, se voi tentate di approcciare un progetto semplicemente per attività pratica, cioè tentando soluzioni, disegnando, modellando, eccetera, senza avere una visione più chiara dal punto di vista più generale, senza avere un'astrazione di livello superiore, lavorate in maniera cieca, non avete direzione. Ogni soluzione più o meno si equivale all'altra, oppure bene o male, diciamo, navigate a vista per quello che vi consente di avere, quello che vi consente di fare, diciamo, la vostra conoscenza del momento. Invece la teoria è una guida indispensabile che serve a mappare quello che fate nella pratica, a, diciamo, distribuirlo su una specie di cartografia che voi create e vi aiuta a orientarvi per capire in che direzione state andando, se volete veramente andare in quella direzione o se vi interessa sperimentare qualcos'altro. All'opposto, una visione teorica che non è supportata da un'applicazione pratica o da una prova, diciamo, una prova applicativa, diciamo, passare dal pensiero all'azione, rimane sterile perché non fate altro che chiudervi in un discorso senza attuare quel discorso. Quindi si finisce, come succede in molti casi, che non si fa architettura ma si parla di architettura, sono due cose molto diverse. Quindi serve una guida per creare un progetto, ma non si può sempre solo parlare del progetto. Parlare del progetto non è fare il progetto. Per esemplificare qualcosa che diciamo vi capiterà spesso durante il corso, ho messo qui a fianco due immagini o due approcci, se volete, allo stesso argomento. In questo caso l'argomento è la chimica organica. Quello che vedete sulla destra è come la chimica organica viene trattata in maniera scientifica, in maniera analitica, e quindi studio aggregazione delle molecole, studio i legami, studio tutto quello che riguarda le proprietà analitico-scientifiche della chimica organica, che è indispensabile come conoscenza per poter maneggiare la materia. Quello che vedete sulla destra è il risultato di un'applicazione creativa di chimica organica. Questo è un piatto di Massimo Bottura. Non so se lo conoscete, ormai penso che grazie a trasmissioni televisive, eccetera, gli chef siano diventati più o meno parte della cultura popolare, però se non lo conoscete, diciamo, da quest'anno è stato di nuovo nominato il migliore chef al mondo nella classifica Michelin, e così la Francescana, il ristorante di Modena. Ma questo, diciamo, è un dettaglio secondario. Quello che è importante è che per arrivare a calibrare un livello di creatività e raffinatezza così sofisticato come quello che può fare il migliore cuoco del mondo, questo livello di creatività si raggiunge attraverso la stessa base, però con un'ottica diversa. Applica gli stessi identici principi della chimica. La cucina è trasformazione chimica, applicazione della fisica, trasformazione della materia, uso delle proprietà chimiche, però il cuoco non ha esattamente lo stesso grado di conoscenza analitica del chimico,
ma sfrutta gli stessi principi, diciamo, naviga attraverso quei principi con in mente un obiettivo diverso, però si fonda su quei principi, li utilizza per fare il proprio lavoro. Allo stesso modo, l'architetto tratta, o qualsiasi altra professione che implica un atto creativo, tratta la materia in quel modo, passa dall'analitico all'utilizzarlo per costruire una forma di discorso. La forma di discorso nella cucina si fa attraverso i piatti, nell'architettura si fa attraverso gli spazi, attraverso la costruzione, attraverso quelli che sono gli strumenti e le proprietà intrinseche di un progetto architettonico. L'altra parte estremamente importante per costruire questo passaggio, questo ponte dalla teoria all'applicazione, è esattamente un discorso di metodo e di sistematicità. Ovvero, a un certo momento la teoria va strumentalizzata in una forma di sistematicità, purché sia una sistematicità basata su un metodo o su una tecnica, cioè la teoria diventa a un certo momento una tecnica per sviluppare qualcosa, e non qualcosa che rimane nel campo della teoria del linguaggio. Per tornare all'esempio di prima, anziché fare il piatto, è un po' come cercare di raccontare o scrivere il piatto. Raccontare o descrivere è qualcosa che rimane nel campo della teoria ma non passa alla pratica. Fare quel piatto, quindi misurarsi con quelle che, con quello che è, diciamo così, quelli che sono i vincoli materiali, le proprietà materiali delle cose, le dinamiche che non possono essere catturate dal linguaggio, allora quello implica un passaggio successivo che è quel ponte che si costruisce mano a mano. Qualunque teoria deve diventare produttiva a un certo punto in architettura, nel più ampio dei significati. Questo non implica che una teoria faccia nascere per forza un certo tipo di linguaggio architettonico o ci siano, diciamo, dei sensi unici riguardo, o dei sensi biunivoci, scusate, riguardo alle corrispondenze tra teoria e applicazione. Però per fare questo passaggio, per trasformarsi da apparato, diciamo, organizzatore del pensiero e orientamento a qualcosa di progettuale, pratico, ha bisogno di diventare sistematica, operativamente sistematica, cioè costruire una serie di operazioni. Modello con una certa sequenza, applico un certo tipo di sequenza operativa. Per essere chiari, qualunque cosa riguardo a questa sequenza operativa è qualcosa che ha a che vedere con geometria, spazi, forma. Luogo, programma e progetto non sono produttivi di un progetto, sono una fonte di stimoli, sono qualcosa che il progetto cattura, digerisce, trasforma e produce qualcos'altro. Insomma, sono una serie di caratteristiche esterne al progetto, che il progetto con cui il progetto comunica, ma comunica con queste caratteristiche attraverso la propria organizzazione delle proprie caratteristiche intrinseche. Passiamo alla presentazione dei temi di quest'anno. Quest'anno ci sono c'è un tema principale e c'è un tema secondario, il quale però è a numero chiuso. Vi spiegherò meglio quando ci arriviamo. E perché è a numero chiuso? Però, diciamo, dal punto di vista della valutazione, verranno valutati esattamente allo stesso modo. Allora, il tema principale di quest'anno riguarda il mercato. Allora, il mercato è una sorta di istituzione nell'apparato sociale umano antichissimo. Perché gli scambi, che sono la fonte principale su cui si fonda il mercato, l'atto principale, l'atto di scambiare, solo se atto di scambio, è qualcosa che nasce
il primo scambio da una persona all'altra. E quindi potete immaginare quanto si va indietro nel tempo. E se cominciate ad analizzare, a ricercare immagini del mercato, sia storiche, sia geograficamente diversificate, vi accorgete che, salvo alcune le ovvie differenze, diciamo, nel tipo di mercanzia, nel tipo di cose che trovate, la struttura spaziale comincia a diventare molto simile. Ovvero c'è sempre una percorrenza, è una percorrenza che cerca di, far mantenere nel campo ottico quanto più prodotti possibili e deve mediare tra lo spazio che le persone devono avere per transitare, per passare attraverso il mercato, quindi questo flusso di persone, e la possibilità di vedere quanta più merce possibile. E esiste in alto sempre un elemento mediatore, in questo caso è il SUP di Marrakesh, quello che vedete. L'elemento mediatore è costituito da queste arelle che sono state messe in copertura, e l'elemento mediatore ha ovviamente la funzione, la necessità di calibrare quelle che sono le caratteristiche climatiche, e quindi modulare la luce, proteggere in dipendenza dal clima, proteggere dal sole eccessivo, dalla pioggia o da altre caratteristiche che impedirebbero ovviamente al cliente di godersi la sua passeggiata al mercato. In alcuni casi quell'elemento mediatore diventa molto più imponente, diventa molto più solido, molto più importante, fino ad inglobare tutto quanto, e si arriva al discorso del mercato coperto. O addirittura, diciamo, diventa una tettoia, una copertura gigante sotto il quale si apre uno spazio libero nel quale vengono poi organizzate le varie bancarelle. O all'opposto, se si prende, diciamo così, il trend opposto, quindi quando il mercato comincia ad insinuarsi nella struttura esistente di una città, queste strutture si minimizzano, ma sono comunque presenti. In questo caso diventano solo queste tende nel mercato di Palermo, però esiste sempre una parte che riguarda la gestione dei flussi e la gestione di come questi flussi si incanalano attraverso le parti in cui sono esposte le merci. In questo caso abbiamo visto alimenti, ma esistono ovviamente altri tipi di mercato, sono tutti luoghi dedicati allo scambio, o nel caso vicino a casa nostra. Però si parla in questo caso di sempre almeno questi due livelli, cioè il livello in cui vengono organizzati i flussi e il livello di questo elemento mediatore. Ed è esattamente a questi due livelli che il corso vi chiederà di pensare nel progetto del tema del mercato. Quindi il tema sarà di base il mercato coperto. Il progetto si estenderà fondamentalmente, diciamo, in orizzontale, ma su due livelli. Quindi uno è il livello dei flussi, l'altro è il livello dell'elemento mediatore. Se volete, la struttura che non solo copre gli spazi, ma attraverso, poi vediamo anche alcuni esempi, per quanto riguarda il corso, questa struttura diventa anche sia l'elemento organizzatore dei flussi sottostanti, sia la cifra espressiva e orientativa di chi percorre il mercato, sia anche contenitore di ulteriori spazi che sono correlati al mercato. Quindi nello sviluppare il progetto vi saranno date queste due opzioni. Il progetto è su un'area completamente piana, dopo vi illustrerò dove sarà il luogo di progetto, e quindi avete la possibilità o di rimanere in piano e di progettare dal piano in elevazione, o di lavorare il terreno e quindi fare in modo che il piano di calpestio
vada a un livello più basso, mantenendo la copertura e la parte, diciamo, la parte sovrastante, che non è semplicemente una struttura di copertura, mantenendo il livello sovrastante parificato al terreno esistente. Ovviamente dovete prendere questi diagrammi come qualcosa di estremamente schematico, cioè non si intende affatto che il livello superiore debba essere una specie di volume completamente chiuso o completamente isolato. Si tratta solo di una schematizzazione per illustrare il fatto che ci deve essere questa differenza tra due livelli. Ovviamente una parte essenziale che ci interessa e che purtroppo si vede molto male nello schermo, ma lo vedrete meglio nelle slide, sono delle frecce rosse che vanno dall'alto al basso che collegano i due livelli, è esattamente in che modo questi due livelli comunicano, sia a livello spaziale sia anche a livello di destinazione, di attività che ci si vuole impiantare. In generale, il discorso di base è che il livello base è il livello del mercato e il livello superiore è dedicato a possibili attività accessorie che possono interagire con il mercato, che hanno per loro collocazione, per loro vocazione, una natura più reclusa, quindi più, diciamo, riparata dal flusso, dal rumore e diciamo, dalla folla del mercato, che però possono naturalmente comunicare e interagire. Come questa comunicazione è costruita, questo starà a voi nello sviluppo del vostro progetto. Ovviamente durante lo svolgimento del corso affronteremo anche da vicino e faremo vedere alcuni esempi di come questo tipo di comunicazione spaziale si può svolgere, che cosa comportano dal punto di vista dell'integrazione nel progetto, che tipo di filosofia del progetto comunicano. Che tipo di scelte possono essere fatte, cercando di non scadere in una sorta di elenco di opzioni, ma cercando di mostrarvi quelle che sono possibilità, tendenze che poi dovrete recepire e personalizzare nel vostro progetto. Tanto per darvi un case study che è abbastanza pertinente, anche se come tutti i case study non è esaustivo, perché altrimenti si ripeterebbe esattamente lo stesso progetto che qualcuno ha già fatto e questo non è ovviamente lo scopo del corso. Però ogni case study contiene uno o più elementi che sono invece assolutamente pertinenti al discorso del progetto. E questo è il mercato di Santa Caterina di Enric Miralles e Benedetta Tagliabue. E a Barcellona suppongo che quasi tutti più o meno l'abbiate visitato, credo. Non so, visto che comunque Barcellona non è dall'altra parte del mondo, un sacco di gente ci va, è probabile che l'abbiate almeno una volta visitato. Comunque, il discorso per cui è pertinente è esattamente nel ruolo che ha la struttura, che non è semplicemente un coperto. Il mercato di Santa Caterina è oltretutto una ristrutturazione di un edificio, quindi ha tenuto il perimetro di un edificio esistente, ha installato un coperto e ha anche progettato due edifici residenziali che sono praticamente dalla parte opposta rispetto all'ingresso principale. Quei due edifici residenziali sono in questo caso la cosa che non pertiene al nostro progetto, per cui non saranno parte del brief di progetto. Il brief di progetto riguarda esclusivamente il discorso del mercato. Però se guardate la struttura di copertura è qualcosa che va ad interagire con l'organizzazione dei flussi interni e non li lascia indifferenti, perché la struttura ha delle direzionalità e queste direzionalità vengono in qualche modo non semplicemente assecondate o ricopiate, però c'è una comunicazione complessa, perché nel caso di Miralles ovviamente tutte le cose non si esauriscono nella prima soluzione
a disposizione, ma Mirai ha sempre mirato ad essere molto più articolato in quello che erano tutte le trame e sottotrame dei suoi progetti. Quindi in questo caso vedete sulla sinistra più o meno una traccia di quello che è la copertura e a destra vedete quello che è l'organizzazione del mercato. E vedete che queste direzionalità complesse che la struttura comincia ad evocare vengono in qualche modo, trasformano in qualche modo la struttura tradizionale con la maglia, la griglia tradizionale di un mercato. E ci sono anche due spazi importanti, uno che è quella piazza che sta sul retro, e il coperto che è davanti. Oltretutto ingloba una serie di funzioni, oltre a quella pura e semplice del mercato. Se l'avete visitato, forse vi ricorderete che c'è un ristorante proprio sulla sinistra, sul fianco sinistro, e ci sono una serie di posti dove poter consumare, dove poter fare spuntini, drink, aperitivo, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche qualcosa che riguarda non solo lo scambio, non ci si va solo a comprare qualcosa o chi va a vendere qualcosa, è anche un luogo dove si organizzano una serie di rituali sociali. Oltretutto, le dimensioni che vedete sono anche abbastanza compatibili con quello che saranno le dimensioni di quello che dovrete progettare voi. Quindi anche per questo dimensionalmente è abbastanza simile a quello che dovrete fare. In questo caso il mercato pure semplice sta su un'area di circa 70x75. Dico circa perché la sagoma non è esattamente rettangolare, ma è compreso in questo rettangolo. La sagoma che avrete voi sta più o meno in quelle dimensioni. Dimensionalmente dovrete fare qualcosa intorno ai 6300 metri quadri, che sono circa 65x90, 70x90, adesso non ricordo esattamente, ma diciamo più che una sagoma rettangolare, mettetevi più o meno nell'ordine di idee della pezzatura, ok? Questo è un esempio. E andando a vedere in sezione, vedete come la struttura non sia un foglio sottile o relegato a un foglio sottile, ma prende il proprio spazio. Il fatto che contenga o meno ulteriori volumi, in questo caso, diciamo, non è tanto rilevante. È rilevante vedere dal punto di vista della proporzione, così diciamo anche otticamente vi abituate a vedere qualcosa che sarà molto simile a quello che dovrà essere il vostro risultato. Quanta parte della sezione è occupata dall'ingombro della copertura? Questo perché ovviamente la copertura non è planare in questo caso, ma è costituita da una serie di superfici intrecciate in vari modi. Diciamo, in altri casi, questo discorso della struttura che influenza e organizza lo spazio può anche essere risolta attraverso una serie di moduli che, componendosi, vanno a creare un'aggregazione invece più unitaria, quindi danno un senso più unitario. Quello che vedete nella foto è un padiglione al Confluence Park in Ohio, fatto da Andrew Cutless di Maxis, e parleremo anche, approfondiremo diverse cose di questo progetto perché compositivamente e dal punto di vista, diciamo, di come gestisce certe soluzioni è molto ben fatto, perché alla fine risolve questa struttura con soli tre moduli diversi. Di questi elementi sono elementi in cemento fibro rinforzato e nonostante sia, diciamo, un semplice padiglione, semplice, nulla è semplice se volete, se affrontato seriamente nulla è realmente semplice, è un padiglione per un parco, ma quello che c'è dal punto di vista progettuale dietro al progetto di questo padiglione raggiunge dei livelli di sofisticazione estremamente interessanti e c'è una cura non solo del dettaglio costruttivo, ma anche della rispondenza con quello che è l'effetto architettonico e come viene gestito anche l'ordine geometrico di questo progetto, nonostante abbia, diciamo, queste
apra queste viste e dia questo ritmo visivo. Estremamente importante, proprio importante vedere la relazione tra organizzazione geometrica e effetto finale. O, tornando al discorso della copertura che include o può includere degli spazi, questo è un progetto di uno studente della Repubblica Ceca, Andreas Stadelmeier, che nel suo progetto crea esattamente questo doppio livello in cui c'è una sorta di spazio molto più aperto e dedicato ai flussi a livello 0 e a livello 1 c'è una struttura di copertura più complessa, più elaborata, che diventa talmente profonda da poter contenere degli spazi essa stessa. Quindi non è un discorso di separare struttura, spazi e flussi, è esattamente l'opposto, cercare di capire come integrare queste tre cose insieme, lavorando proprio sul concetto di struttura come organizzazione. Quindi questa è una vista dello spazio sottostante sopra cui c'è la struttura che avete visto prima. Il luogo dove il mercato che voi progetterete andrà a essere realizzato dal punto di vista progettuale è quest'area di fianco al nuovo comune. È un'area lungo via Fioravanti. Se riconoscete proprio in alto a destra, di fianco, subito di fianco al nuovo comune, c'è al momento una tettoia, una pensilina, che se andate a vedere anche su Google Map o leggete il comune, viene chiamata tettoia Nervi. Spoiler, non è di Nervi. Perché conosciamo persone che lavorano all'archivio Nervi e di quella roba non c'è traccia. Se volete possiamo raccontare per filo e per segno la storia di come è andata a chiamarsi tettoia Nervi, ma non è di Nervi, sappiatelo, proprio, cioè, non ha niente a che vedere con Nervi. Oltretutto ha delle caratteristiche molto strane, perché se ci fate caso ha gli shed a ovest, cosa che normalmente, diciamo, per una cosa industriale non dovrebbero essere. Sapete cos'è lo shed? Questa è orientata a ovest. Sapete come si orientano normalmente gli shed? A nord. Perché devono evitare l'ingresso della luce diretta. Se si orientate gli shed a ovest, vi arriva diretta la luce del tramonto dentro. Cioè a un certo momento avete un ingresso di luce diretta che vi piove esattamente sull'interno. E se dovete fare delle lavorazioni che necessitano di attenzione e avete un abbagliamento della luce tipo alle 4 o 5 del pomeriggio, che è ancora orario di lavoro, non è proprio la cosa indicata. Quindi è quantomeno bizzarro che questi shed siano ovest. Non ne so praticamente la motivazione, però è abbastanza strano. Normalmente appunto si orientano a nord, perché è l'unico punto in cui, diciamo, si cerca di evitare l'illuminazione diretta. Comunque, a parte questa parentesi, l'area che vi troverete di fronte è quella colorata. Poi c'è un file dove viene specificato tutto molto meglio, però dovete immaginare di fare tabula rasa, cioè il comune rimane, intendiamo, non così tanto tabula rasa. Però la pensilina va via, vanno via anche tutte quelle aggiunte, quelle specie di baracche che hanno fatto dietro alle ali della torre. Se guardate lungo via Piarini, che è la via che scende praticamente il prolungamento di questo asse che arriva lassù, c'è una torre che era l'ingresso dell'originale mercato ortofrutticolo. Quella è una torre razionalista che ha due spalle anche se razionaliste. Poi hanno aggiunto queste ali abbastanza terribili, quindi nell'ipotesi progettuale quelle ali, anche quelle, verranno demolite e si ipotizza la ricostruzione con un volume simile. Però voi, diciamo, cosa sarà di questa ricostruzione non vi riguarda. Vi riguarda solo il fatto che ci saranno dei volumi lì e quindi dovrete confrontarvi con il fatto che quel fronte non sarà completamente aperto.
Nel file che vi verrà distribuito sul tema ci sono tutte le indicazioni di cui avete bisogno. Però, diciamo, l'area che vedete è quella dell'impronta colorata. Quello che dovrete fare dal punto di vista, diciamo così, della costruzione, quindi immaginate più o meno la proiezione del coperto, deve rimanere in quell'area. Se scegliete l'ipotesi di lavorare il terreno o per qualsiasi altro motivo decidete di lavorare il terreno, invece avete la possibilità, diciamo, di allargarvi. Non verso via Fioravanti o verso questa strada parallela, negli altri due lati, ovviamente tenendo conto che da un lato c'è il comune e dall'altro a un certo momento il parco finisce. Però avete anche questo tipo di libertà operativa. Allora, questo è il tema principale di quest'anno. Ovviamente c'è anche un altro tipo di considerazione da fare, che faremo mano a mano. Giovedì, la lezione di giovedì sarà tutta dedicata alla presentazione più approfondita del tema, alla discussione più approfondita dei temi, anzi. E cominceremo a parlare anche di un ragionamento importante. Sì, il tema è il mercato, ma ovviamente non ci interessa né riportare in vita nostalgicamente il mercatino perduto, né andare in una direzione di quella che viene chiamata food gentrification. E su questo mi spiegherò molto meglio a giovedì. Ci sono molte operazioni di ristrutturazione e di rinnovo dei mercati con diverse tendenze e le discuteremo più approfonditamente giovedì. Ma la domanda fondamentale che vi pongo in questo momento e che dovrà essere la domanda che vi guida nel cercare di capire cosa fare di questo mercato è: che cosa può diventare, che cosa diventa il mercato nel XXI secolo o dal XXI secolo in avanti? Cominciando a tenere conto di alcuni fattori importanti che accadono nella nostra realtà e che quindi non sono magari particolarmente visibili se uno si concentra solo ad analizzare i mercati o i mercati locali, ma che influenzano grandemente il loro destino e le loro tendenze se cominciate ad aprire un attimo di più la prospettiva. Di questo cominceremo a parlarne appunto giovedì prossimo. L'altro tema, che è quello al numero chiuso, è un tema che riguarda una collaborazione con la Florida International University di Miami. È un tema, diciamo, molto più speculativo, molto più proiettato, se volete, nei futuri possibili, e quindi anche per questo si è deciso di tenere al numero chiuso, anche perché è un tema, da un certo punto di vista, che implica un po' più di difficoltà, ma soprattutto implica un impegno di tempo un pelo superiore, vi spiegherò il perché. E quindi anche per questo abbiamo deciso di lasciarlo a numero chiuso. Allora, il tema prevede un massimo di 12 persone, cioè 4 gruppi. Lo vedremo meglio nella struttura del corso, ma lavorerete in gruppi di 3 persone. Quindi questo vuol dire che il tema è disponibile solo per un massimo di 4 gruppi, è a scelta, quindi dovete essere proprio convinti di farlo, ma se siete convinti, ovviamente. E in caso di eccessive adesioni, la selezione sarà fatta da me. Mi spiace. Okay. Che ci volete fare? Allora, la collaborazione è con, dicevo, la Florida International University, in particolare con Eric Goldenberg, che è professore alla Florida University ed è titolare di uno studio che si chiama Monad Studio. L'abbiamo avuto ospite a lezione un paio d'anni fa. E l'altra figura della collaborazione è Colin Ford, che è un biologo marino ed è il co-titolare di uno studio che si chiama Coral Morphologic. Coral Morphologic sono lui e il suo partner che è videomaker e musicista, e insieme, oltre a coltivare coralli in casa per motivi di studio, producono video e sequenze. Quindi se guardate per esempio l'Instagram di Coral Morphologic,
vedrete un sacco di video estremamente affascinanti, tutti relativi ai coralli. Hanno fatto video per National Geographic, per altri documentari sui coralli nello specifico. E il tema riguarda appunto, scusate, ne parlo dopo. Prima i requisiti per chi si approccia al tema. Primo, buona conoscenza dell'inglese, perché non perché parleremo inglese con voi qui, ma parlerete inglese voi con gli studenti di là, perché ci saranno delle cross review con Miami, 3 o 4 circa, e quindi dovrete, ovviamente a Miami non parlo in italiano, un po' come in tutto il resto del mondo fuori dai confini dell'Italia. E queste cross review devono avvenire al mercoledì, questo purtroppo perché per i tempi incrociati con Miami. Purtroppo non abbiamo altra possibilità dal punto di vista dei giorni della settimana. Avrei voluto includerle in uno dei giorni di lezione, ma alla fine abbiamo visto che non è stato possibile. Sarà il mercoledì, ma non è che durerà tutta la giornata, eh. Si tratta di 1 ora, 2 ore, siccome appunto il numero di gruppi è ridotto, la cross review non prenderà mai troppo tempo. Però è un'ottima occasione per confrontarsi con studenti di un'altra realtà e con anche docenti che possono dare un contributo molto più ricco, molto più aperto. E anche la possibilità, questa ancora è da vedere, per cui non è detto, però diciamo chi decide di applicare per questo tema deve tenerla in conto, la possibilità di magari fare un paio di tutorial extra, uno o due al massimo al sabato mattina, per non saturare troppo. Siccome è un tema scelta, è qualcosa che chiaramente sul discorso di tutorial extra, se poi qualcuno del tema del mercato vuole partecipare anche lui, non ci sono problemi. Però non voglio obbligarvi ad avere tempo extra. Siccome il tema è a scelta, diciamo così, la scelta comporta questo. E bisogna impegnarsi per quanto possibile a dare assolutamente l'esame entro l'appello di febbraio, non all'appello, entro l'appello di febbraio, solo che febbraio di solito è più realistico di gennaio perché c'è sempre del lavoro da finire. Se riuscite a farlo a gennaio, tanto meglio. Se riuscite a farlo per febbraio, diventa ancora più interessante perché possiamo fare una sessione unica con tutti e 4 i progetti e quindi farlo anche in sessioni di discussione pubblica. E magari farlo proprio in diretta con Miami. Quindi la cosa ideale sarebbe fare che tutti e 4 i gruppi o quanti ne applicheranno per il tema riuscissero a dare l'esame, lo stesso appello, e febbraio è la data più o meno ideale, in modo tale da riuscire a fare questa specie di review congiunta. Però non vi ho ancora parlato del tema, quindi per adesso, diciamo, vi ho detto quello che vi chiediamo. L'opportunità, appunto, quello che vi dicevo è confrontarsi con studenti americani, ma anche con i docenti. Il tema di per sé, che adesso lo vado a presentare, quindi faccio un po' di hype, è la possibilità che se chi fa il progetto arriva a fare qualche progetto, anzi, però mi auguro e anzi spero e anzi sono convinto che chiunque si applicherà farà dei progetti meravigliosi. Questi meravigliosi progetti diventeranno poi oggetto di mostre e pubblicazioni, sia negli Stati Uniti sia qui in Italia. Veniamo al tema. Siccome c'è un biologo marino che si occupa di coralli, qualcosa doveva esserci riguardo ai coralli. Allora, Miami è una città che è costruita letteralmente sui coralli. È quella che viene chiamata una Coral City, perché praticamente le prime pietre con cui hanno costruito degli edifici a Miami erano proprio le pietre dei coralli calcificati, quello che viene chiamato limestone. I coralli sono una delle specie biologicamente più diversificate e resilienti che esistano. Quindi, contrariamente
anche a quanto si possa pensare, o quanto diciamo così è diffuso nella cultura popolare, i coralli hanno una capacità di resilienza e di adattamento ai cambiamenti ambientali abbastanza stupefacente. E una delle cose che ha scoperto Colin è proprio una sorta di super corallo, lui l'ha battezzato super corallo, perché ha trovato che cresceva praticamente lungo i piloni di un ponte della superstrada che collega Miami Beach a Miami Downtown, dove normalmente non dovrebbe esserci. E quindi da questa scoperta ha cominciato a indagare le proprietà di questi supercoralli e attraverso lo studio dei coralli si possono imparare un sacco di strategie su organizzazione, resilienza e diciamo strategie di sopravvivenza a eventi estremi, o anche per il fatto che insomma, Miami prima o poi è destinata a soccombere alla marea, cioè prima o poi verrà sommersa. Questo è un fattore quasi certo dal punto di vista climatico, e quindi devono cominciare a studiare delle strategie per adattarsi a questo nuovo ambiente. E i coralli sono una delle specie che meglio di tutte sono in grado di farlo. Questo è un estratto da una lettura che poi vi verrà data come reference per chi sceglierà il tema dei riff. La mala verità è che ogni fattore antropogenico che mette sotto stress o uccide i coralli nei reef li assiste anche nella loro evoluzione. Quindi ogni pressione non è semplicemente, diciamo, solo la favoletta dell'uomo cattivo che uccide la natura, è un cambiamento, è una crisi in un sistema. Parleremo anche in maniera estesa di ecosistemi durante le lezioni. Gli assisti nella loro evoluzione. L'evoluzione di ciò che rimane del loro pool genetico selvaggio. Poiché un corallo che si metamorfizza non può semplicemente alzarsi e andarsene se le condizioni non gli piacciono, il moto dei coralli nell'antropocene, cioè nell'epoca in cui ci troviamo, non so se avete mai sentito parlare di antropocene, però è come è stata denominata ormai l'epoca in cui viviamo. Questo moto è lo stesso che è stato per i passati 500 milioni di anni: adattarsi o perire. E i reef della Florida sono sempre stati, continuano ad essere, alcuni dei più flagellati del pianeta, dei più tartassati. Come risultato, Miami offre ai ricercatori una finestra nel futuro, una finestra sul futuro, per meglio capire come i coralli si possono adattare a sopravvivere in condizioni molto meno che ideali dal punto di vista globale. Quello che sarà affrontato nel tema è la costruzione di un centro che ospiterà sia delle nursery per i coralli, allo scopo di ricerca, non allo scopo solo di preservarli, ma anche di fare ricerca su questo tipo di condizioni, e non solo, anche dando la possibilità anche ai visitatori di avere un'esperienza dal punto di vista turistico e anche di inserire qualche funzione legata all'intrattenimento. E quindi, diciamo, cercare di non solo di sensibilizzare attraverso il turismo, attraverso funzioni ludiche, ma anche la possibilità di mescolare attività di ricerca con altri tipi di attività in questo centro. Lo schema è abbastanza simile dal punto di vista della scansione spaziale a quello del mercato, cioè ci sono sempre due livelli, solo che uno dei due livelli è un livello sottomarino e l'altro livello è quello che collega, diciamo, dalla terra, si estende sopra l'acqua. Anche in questo caso, e anche in questo caso purtroppo il rosso non si vede granché. Quello che ci interessa è anche la connessione tra questi due livelli.
Quello che succede a livello sottomarino è l'organizzazione di un habitat per la crescita e lo sviluppo dei coralli. Mentre invece quello che succede sopra è la parte relativa agli spazi per, fondamentalmente per l'uomo. Poi come questa interazione avvenga, diciamo così, nelle zone dello studio, nelle zone destinate alla vista, nelle zone destinate a attività diverse, può interagire e intrecciarsi nei vari livelli, per esempio fare immersione per visitare delle parti o avere delle vasche di studio all'interno dei laboratori al piano superiore o vasche di studio che comunicano con l'oceano. Dal punto di vista architettonico, una delle reference, tanto per farvi capire, diciamo così, abituarvi dal punto di vista proporzionale, ottico, ma non è necessariamente questo che verrà fuori, però un esempio di edificio che si estende sull'acqua è quello che è diventato famoso come il Boomerang Building. Era una serie di edifici della Johnson Wax di Hewitt Mascan e vedete che si estende sull'acqua, quindi si estende completamente sull'acqua, solo che in questo caso, diciamo, le fondazioni vanno ad insistere sull'acqua ma senza una reale interazione e intercomunicazione. Nel nostro caso le strutture che verranno progettate per l'ambiente sottomarino devono accordarsi, devono comunicare, perché su quelle poi andrà a insistere il progetto, con gli spazi del progetto. È sempre qualcosa che riguarda una struttura come organizzazione che influenza questi due layer, uno sull'altro. Quanto ai riferimenti, questo è un progetto che abbiamo fatto nel 2012. Io, Alessandro Zomparelli, Mirko Daneluz, Mirko Bianchini di Nixo. Era inizialmente una tesi di laurea di Alessandro, poi è diventato un progetto e abbiamo anche stampato un campione di questi reef. Vi farò vedere più nel dettaglio come questo progetto si è sviluppato, però il tema era lo stesso, quello di ricreare dei reef artificiali stampati in 3D in modo tale da promuovere la rinascita, diciamo così, della biodiversità in certi contesti sottomarini. E oltretutto queste strutture dovevano poter essere visitabili in immersione, diventavano praticamente una sorta di museo sottomarino in immersione. Il luogo è questa punta sud di Miami Beach, quindi quella che vedete spuntare dall'alto è Miami South Beach, il canale che vedete si chiama Government's Cut e il luogo sarà proprio sulla punta di Government's Cut, dove c'è quel molo. Nella fattispecie l'area è questa, è un'area molto piccola, quindi il progetto relativamente piccolo, sono 250 per 50 metri. Quei 50 metri sono un limite invalicabile perché lì è dove il fondo si mantiene sui 4 metri, dopo deve essere lasciato libero per le navi che transitano. E bisogna includere questo molo riprogettandolo, ma facendo in modo che rimanga una passeggiata aperta. Perché la zona che c'è a est, quella che è lasciata scoperta, è una zona dedicata alla pesca libera e come tale deve essere lasciata, quindi non bisogna occuparla con strutture, però per esempio il molo è strategico perché nella parte a nord del molo, in quella sottile striscia, c'è proprio la possibilità, cioè se diciamo, il fondo è abbastanza vicino, c'è la possibilità di osservare direttamente i reef e i coralli, direttamente da lì. Quindi anche questa possibilità di lasciare una passeggiata che lasci questa vista su quello che succede è uno dei fattori che possono far scattare qualcosa a livello progettuale. Quindi questi erano i due temi. Giovedì vi parlerò più nello specifico dei vari temi, però questa presentazione, diciamo, vi deve per il momento bastare a scegliere che cosa volete fare come temi, perché poi vi farò vedere se sarà una scadenza per compilare il questionario che serve a noi anche per
formare i gruppi, assegnare gli assistenti e quindi far partire tutta la logistica in modo tale che lunedì prossimo si cominci direttamente con le revisioni sul progetto. Passiamo all'ultima parte dei contenuti, che è il discorso sugli strumenti. C'è una parte che io chiamo ormai da un anno qualcosa, ha avuto nomi diversi, però diciamo è sempre un discorso legato più che a quello che si chiama l'utilizzo degli strumenti, che implica sempre una sorta di passività da una parte o dall'altra, o da entrambe, una forma di sensibilità verso gli strumenti. Quando uno usa qualcosa, diciamo, usare implica il fatto che qualcuno viene usato e quindi o qualcosa viene usato, perciò c'è sempre questo elemento, diciamo, di indifferenza verso certe cose. Invece lo sviluppo di una sensibilità nei confronti degli strumenti è qualcosa che ha molta più importanza dal mio punto di vista, perché voi potete tranquillamente usare una matita, ma usare un verbo talmente generico che la potete usare per fare qualsiasi cosa, per fare dei buchi in un foglio, per fare qualsiasi cosa. Sensibilità è quella che vi insegna a usare quella matita per tirare fuori qualcosa di più complesso, a esercitare il vostro impulso creativo in un certo senso. E quindi gli strumenti che noi utilizziamo, che sono su base computazionale, devono essere affrontati con lo stesso tipo di mentalità, con lo stesso tipo di approccio, cioè devono diventare qualcosa di familiare, devo avere una sorta di fluidità nell'uso degli strumenti, in modo tale che non diventino un impedimento, un problema, ma l'opposto, cioè qualcosa che vi aiuta ad amplificare il vostro impulso creativo. E all'interno di queste cose cominciano ad avere alcune forse tutte, spero tutte, però dipende da quello che riusciremo a fare. Preferisco, diversamente da quanto è stato fatto l'anno precedente, quest'anno faremo quasi tutto, diciamo così, step by step, e dovrete costruire solo ed esclusivamente su quello che viene fatto step by step. Quindi vi anticipo che quello che vi verrà fornito in termini di conoscenza, in termini di strumenti, è tutto ciò su cui dovete fare conto. E non vi sarà dato, vi sarà, diciamo così, impedito o comunque cassato lo scaricamento di tutorial esterni, l'uso di plugin non autorizzati o qualsiasi altra cosa che io o gli assistenti decidano di dire no, guarda, lascia stare. Questo per un motivo molto semplice. Ve lo spiego perché è estremamente importante, perché sembra riduttivo. In realtà è un fattore, ha delle ragioni molto diverse. Per sviluppare una sensibilità bisogna anzitutto capire con cosa si ha a che fare. Bisogna prima di tutto capire lo strumento. Se non si capisce lo strumento, si può prendere la cosa più potente che esista al mondo e sprecarla nel fare qualcosa per cui non è stato costruito, progettato. Non c'è, diciamo, nessun tipo di coscienza nel capire come sfruttare le potenzialità o capire quali sono i limiti, che è altrettanto importante. Per cui scaricare qualcosa, usare degli strumenti computazionali come se fosse praticamente qualcosa per cui io premo un bottone e ottengo automaticamente delle cose, è esattamente l'atteggiamento più sbagliato per capire questi strumenti. Allora, inizialmente vi chiederemo uno sforzo di, diciamo, contenimento. Vi chiederemo di essere più minimali, nel senso di cercare prima di tutto di costruire le vostre operazioni su questi strumenti sulla base di quello che vi verrà trasmesso, senza cedere alla tentazione di dire: ah, ma c'è un tutorial che lo fa, lo prendo e lo faccio. Quando trovate cose di questo genere, non sapete, se non sapete esattamente come muovervi, non sapete perché chi l'ha costruito, non sapete esattamente che cosa fa e che cosa non può fare. Se vi affidate in questo modo è come salire su un'automobile senza sapere che automobile è, senza sapere come guidarla, solo perché ho visto due o tre tutorial che mi insegnano che il volante si gira a destra e a sinistra, però se non so che cosa succede,
Allora, non ho idea, paragonatelo a questo, più o meno tutti sapete guidare una macchina, questa roba è una specie di jet militare. Quindi, con le conoscenze della guida di una macchina, non potete salire su un jet militare e dire ok, adesso decollo, parto e faccio il mio lavoro. Serve un periodo di training e quest'anno spero di riuscire a fare meglio questo lavoro di training senza fornire definizioni preconfezionate, ma affronteremo proprio le basi concettuali e anche tecniche di quello che serve per lavorare sul progetto. Il progetto è anche in un certo senso tarato a questo tipo di insegnamento degli strumenti, cioè la possibilità di dire ok, facciamo i primi passi, non importa. Non importa quanto vi sembrino elementari, non è la banalità o meno dei passi che faremo che misura la qualità del vostro progetto. Lo vedrete quando affronteremo il tema. Quindi vedremo come possiamo vedere il progetto come un sistema di informazioni, che cosa si intende per modellazione complessa, il che non vuol dire modellare qualcosa di estremamente articolato, ma vuol dire sapere come trarre le informazioni, che tipo di informazioni vanno a finire nella geometria e che cosa significa la relazione tra geometria e topologie. Sono questioni di base proprio dal punto di vista geometrico, che sono però indispensabili per il controllo del progetto. Altrimenti, senza questo tipo di conoscenze di base, si lavora sempre in maniera completamente ignorante sulle forme. Vi faccio due o tre esempi di ignoranza sulle forme. La parola freeform, le forme libere non esistono. Non esiste una forma che sia free, nel senso senza costi, non costi economici, ma costi nel considerare che cosa succede poi, nel realizzarla, nel capire come realizzarla, nel capire come costruirla. E non esiste forma che sia free anche da regole, anche se voi le disegnate una così a caso, chiudendo gli occhi. A voi vi potrà sembrare senza regole, ma quello che vi sembra senza regole in realtà sottende a un ordine di una complessità tale che voi non riuscite a comprendere. Ma c'è sempre un ordine dietro, un ordine complesso, un ordine che non è un vincolo, ma è un aiuto in molti casi. Diventa un vincolo quando non lo si riesce a comprendere, quando non lo si riesce ad utilizzare per i propri risvolti. Quindi guarderemo anche geometria come informazione, vedremo delle logiche per sistematizzare il progetto, il che significa la possibilità di gestire meglio l'organizzazione complessa. E se dovremo farci, no, sì, lo faremo sicuramente in una qualche misura, una parte di iterazione, simulazione e feedback. Per cui, diciamo, cominceremo a vedere anche in che modo i comportamenti strutturali avvengono all'interno delle forme e come sfruttare questo tipo di informazioni, questo sistema di informazioni che andiamo a estrarre, come una delle possibilità per in un qualche modo far avanzare il progetto o aumentarne la capacità espressiva. Quindi ci saranno diversi tipi di strumenti che affronteremo. Il primo tipo sono strumenti teorici, quindi verrà mano a mano compilato un reader, un elenco di testi, articoli, libri, che andrà mano a mano a comporre poi il reader del corso. Il reader non è uno strumento obbligatorio, cioè non è che uno è obbligato a leggere tutto, perché sappiamo bene che avete un tempo limitato, però è lì, a disposizione, e quindi chi volesse leggerselo sappia che non gli farà male. Assolutamente. E come strumenti digitali affronterò Rhinoceros e Grasshopper. Non tanto perché si chiamano in quel modo o perché sia affezionato particolarmente a quelli, per caratteristiche di immediatezza, semplicità e diciamo così, immediata relazione operativa con la geometria, però i concetti che cercherò di comunicarvi
sono concetti che poi potete tranquillamente traslare e applicare ad altri sistemi dello stesso genere. Se un giorno dovete utilizzare un altro tipo di software, per esempio Dynamo su Revit, per esempio, salvo diversità di configurazione delle geometrie nei due software, la logica di Dynamo e la logica di Grasshopper sono assolutamente identiche. Direi che a questo punto possiamo fare un 10 minuti di pausa, perché dopo così comincio a parlare della struttura e della logistica.
Questa seconda parte della presentazione del corso riguarda tutto quello che è l'organizzazione del corso e la logistica, cioè come fare poi per iscriversi definitivamente al corso, dove trovare il materiale e tutto quanto. Allora, partiamo dalle cose principali. Vediamo subito calendario orario, dovreste averlo già comunque visto sul sito di Ateneo. Però abbiamo il lunedì, a partire dal lunedì prossimo, sempre la 3-3 dalle 3 alle 7, poi il martedì mattina siamo qui dalle 9 alle 12 e mezza e il giovedì siamo in 06 dalle 4 alle 6 e mezza. Purtroppo è una collocazione abbastanza infelice quella del giovedì, perché è esattamente dove dovrei fare le lezioni teoriche, esattamente nella fascia dell'Appennica pomeridiana. Perciò cercherò di tenervi svegli per quanto mi sarà possibile. E questo è l'orario settimanale. L'orario è il calendario del corso si distribuisce lungo 13 settimane e le tre giornate saranno suddivise in questo modo. In realtà è solo il martedì che cambia destinazione a un certo punto. Quindi il lunedì è interamente dedicato al laboratorio, quindi tutti i lunedì pomeriggio, a partire dal lunedì prossimo e fino al 17 dicembre incluso, incontrerete i vostri assistenti, i vostri rispettivi assistenti. Al martedì, salvo la giornata di oggi che è la presentazione, a partire non da martedì prossimo, perché poi vi spiego nella parte successiva, ma a partire da martedì tra due settimane, cominceremo con i tutorial, con le esercitazioni di Computational Design Sensibilities. Faremo 4 settimane di esercitazioni, dopodiché il resto dei martedì è dedicato al lavoro assistito in aula, ovvero avete la possibilità di lavorare qui come gruppi, io e probabilmente qualche altro assistente saremo in giro a cercare di darvi assistenza se c'è qualche problema che non riuscite a risolvere, se c'è qualche istanza del progetto. Ovviamente, diciamo così, la direzione del progetto e l'assistenza al progetto è sempre qualcosa che è dettato dall'assistente che vi verrà assegnato. L'assistenza del martedì è qualcosa che è rivolto a, diciamo così, sbloccare magari certi nodi o semplicemente la possibilità di lavorare tutti insieme nello stesso ambiente e scambiare reciprocamente delle conoscenze. Per esperienza c'è una notevole differenza tra lavorare in un ambiente separato o lavorare in un ambiente dove tutti si stanno occupando più o meno di cose simili o della stessa cosa. E la possibilità di scambio orizzontale di conoscenze è qualcosa che non dovete assolutamente sottovalutare, perché vi dà la possibilità come collettivo, come proprio gruppo di studenti, di crescere molto di più rispetto a diciamo, cercare di trovare un ambiente dove lavorare in isolamento, soprattutto quando lavorate al progetto. È chiaro, quando uno studia, studia dove gli pare, come gli pare, eccetera, ma nel momento del lavoro non sottovalutate questo aspetto, cioè il fatto che c'è una differenza enorme nel condividere uno spazio di lavoro, specie se si sta lavorando alla stessa cosa. E la suddivisione, appunto, di lezioni, esercitazioni e laboratorio è quella che veniva suggerita prima dal grafico, ma anche esplicitata in maniera più dettagliata qui. Quindi le lezioni si svolgono tutte a giovedì pomeriggio, a partire da giovedì 20 e fino al 13 dicembre, che è l'ultimo giovedì prima dell'interruzione. Le esercitazioni quindi cominceranno il 2 ottobre fino al 23 ottobre,
il laboratorio e lavoro assistito è tutti i lunedì, quindi dal 24 settembre al 27 dicembre, con gli assistenti. E dal 30 ottobre all'11 dicembre avrete la possibilità di fare quel lavoro assistito di cui parlavo prima. Ora, cosa succede nei vari momenti? Le lezioni, tutti e tre i momenti, hanno compiti specifici e interdipendenti. Il compito delle lezioni è quello di sviluppare quello che è l'indagine critica e la comprensione concettuale di tutti gli argomenti relativi al progetto. Cercheremo di promuovere quella che è una visione progettuale di insieme, quindi sia una capacità di analisi critica, sia anche una capacità di proiezione, cioè di cercare di vedere oltre, di immaginare scenari che aiutano alla definizione del progetto. Il compito delle esercitazioni è quello di sviluppare quella fluidità tecnica che faccia in modo che quello che è la tecnologia e la tecnica che sono necessarie diventano uno strumento di espressione e non un limite, e non un vincolo. È un po' come se dovete, cioè, se voi doveste scrivere un romanzo e avete problemi con la grammatica o avete un vocabolario molto limitato. Quello che potete scrivere, volete esprimere magari qualcosa di estremamente articolato, di estremamente complesso, ma vi manca la capacità di utilizzare il linguaggio con espressione efficace, e per efficace non intendo ottimizzata nel senso la migliore espressione possibile. Efficace significa quello che suscita una reazione emotiva intensa nel lettore. Lo stesso scopo ce l'ha l'architettura. Quindi voi dovete avere una conoscenza, maneggiare, padroneggiare la tecnica in modo tale da scatenare una reazione emotiva di livello superiore. E senza la conoscenza o senza, diciamo così, la fluidità nell'utilizzare queste cose, avete un arco di strumenti a disposizione estremamente limitato e quindi molto po avete possibilità di accedere a molte poche possibilità espressive. Quello che fa il laboratorio è quello proprio di impiegare questa fluidità, di metterla al servizio del progetto. Sia la fluidità sia le conoscenze, nell'applicazione, cioè la fluidità è il tramite che vi permette di passare dalle conoscenze teoriche al caso progettuale specifico, costruendo quella sistematicità, costruendo quel metodo di cui si parlava prima. Questi tre momenti, lezione, esercitazione e laboratorio, sono fortemente collegati, anzi, sono estremamente interdipendenti. Dovete pensarli esattamente come questa struttura. Se voi togliete uno di questi elementi, la struttura crolla. Si chiama struttura reciproca, per essere più corretto. Cosa succede se evitate, diciamo, comunque non tenete connessi questi tre momenti nella maniera opportuna, se non create questa continua comunicazione e travaso, diciamo così, di conoscenze e esperienze tra i tre momenti? Possono succedere questi tre scenari. Se uno decide di fare solo il laboratorio, gli manca la guida teorica, gli manca la fluidità tecnica. E quindi diventa una continua frustrazione creativa, perché magari ho delle idee, qualcosa, viene fuori qualcosa, però è sempre incompleto, è sempre episodico, non ha mai una linea di direzione, non ha mai una consequenzialità. Si arriva a un'immobilità progettuale senza imparare praticamente nulla, che non si sappia esatto, probabilmente. Solo esercitazione di laboratorio, quindi niente lezione, niente guida teorica, quindi manca quell'idea guida, magari c'è la tecnica, magari le cose che vengono fuori hanno una loro, diciamo così, completezza, una loro proprietà, esprimono qualche qualità, ma non c'è una guida, quindi c'è sempre questa impressione che le cose vengano un po' alla cieca, assemblate un po' così. Quindi tentativi sconnessi, direzioni multiple, perché senza una guida ogni direzione più o meno equivale all'altra, non si riesce a creare una selezione. E quindi si ha una produzione un po' schizofrenica, nessun approfondimento perché senza
questa guida non si sa come fare allo step successivo, si rimane sempre ad un certo grado 0, grado 1, e nessun lavoro di sviluppo o di raffinazione. Se invece si salta la parte, diciamo, di tecnica, si punta solo sul periodo laboratorio, diventa semplicemente un tentativo di tradurre la teoria parlando della teoria. Quindi diventa la radiocronaca del progetto. Quando qualcuno, qualche studente, sarebbe di raccontarmi il progetto senza far vedere nulla, ma io avevo pensato di fare questo, per questo, per questo, questo. Allora, questa è la radiocronaca del progetto, non è il progetto. Avevo pensato di... non vale. Nel senso, no, non andate dal vostro assistente con avevo pensato di... Se l'avete pensato, lo dovete in un qualche modo tradurre in un elaborato, in un modello, in uno schizzo, in un disegno, in un diagramma, qualsiasi cosa che esprima nel modo migliore possibile quello che avete pensato. Il modo peggiore di esprimere quello che avete pensato è dire avevo pensato di. E diventa una forma di sterilità progettuale, perché senza... fattori, diciamo così, spaziali, geometrici o anche solo visivi, una narrazione orale o scritta di qualcosa è sempre qualcosa che rimane nel campo di uno scenario e può essere suscettibile di qualunque interpretazione. Quindi possiamo parlare di tutto e di niente associato a quelli. Un altro punto sul quale insisto, ma che in questo caso non ve lo pongo come obbligo, ma è un consiglio estremamente, estremamente appassionato, il fatto di, per quanto vi è possibile, cercare di avere un'applicazione e una ricerca continue, di approfondire letture, ricerche, di mantenere alto in un certo senso il ritmo di apprendimento e magari cercare di tenerlo alto e concentrarlo in questi 3 mesi. Facendo così ci sono buone possibilità che nell'arco di questi 3 mesi arriviate a conclusione con un progetto di alta qualità. Ma soprattutto è quello che vi mantiene aperti, curiosi, che vi dà la possibilità maggiore di crescere progettualmente, non solo perché fate un buon mercato o un buon RIF Research Center, ma perché cominciate ad allargare la vostra capacità teorico-critica, ad allargare il vostro orizzonte e cominciate a guardare veramente come progettisti alla realtà. Mano a mano queste conoscenze sono tanto importanti quanto quello che nel tempo limitato che ho a disposizione io possa dire a lezione, che è sempre estremamente limitato, causa il tempo, causa i miei limiti, eccetera. Passiamo alla modalità di lavoro. Allora, voi lavorerete in gruppi di 3 persone, dovrete formare gruppi da 3 persone. Ogni gruppo dovrà internamente nominare un team leader, non lo dovrete dire a me, lo dovrete, diciamo così, neanche ai vostri assistenti, dovete sapere voi, o nel caso magari lo dite al vostro assistente, che è il vostro team leader, perché è una sorta di simulazione di quello che si fa in uno studio progettuale. Quando c'è un progetto c'è sempre un team leader, che non è diciamo un despota, un sovrano che comanda, ma è quello che è responsabile in ultima analisi delle scelte e della qualità del progetto. Ed è responsabile anche che tutti gli elementi dei membri del gruppo lavorino allo stesso modo, che il lavoro si distribuisca in modo equo e non ci siano disparità, o che comunque il lavoro sia ben equilibrato. Se ci sono delle specialità devono venire fuori, devono interagire, si impara in un certo senso a distribuirsi i compiti, per questo si lavora in gruppo. E non è che lo stesso compito si divide sempre in 3, magari c'è chi sa fare meglio qualcosa, chi sa fare meglio altro, o qualcuno che vuole imparare qualcosa, qualcuno che vuole imparare la conoscenza complementare, e si comincia a cercare di raggiungere un equilibrio nel lavorare. E io personalmente non seguirò un gruppo in particolare di studenti, ma a turno affiancherò i vari assistenti durante le settimane, durante tutti i vari lunedì.
Quindi vi sarà assegnato un assistente, ma io farò la figura praticamente del supervisore. Questo è per ribadire l'importanza di quella giornata del martedì dopo che saranno finiti i tutorial. Questo non è qualcosa che mi sono inventato dalla mattina alla sera, è un sublimato di quello che sono ormai decenni di conoscenze e studi nella scienza dell'educazione. Contrariamente al fatto che in questo momento io sono qui a parlare, voi state semplicemente ascoltando, prendendo note, prendendo appunti, questo non è né l'unico né il modo migliore di creare o trasmettere conoscenze. La conoscenza si crea e si trasmette sempre, in qualunque momento, qualsiasi cosa facciate, qualsiasi momento della vostra vita, anche se non ci pensate esplicitamente, anche se non lo considerate razionalmente, state costruendo e trasmettendo una serie di conoscenze. E quel lavoro che vi chiedo caldamente di fare qui al martedì, anziché magari stare in un altro spazio, cioè siccome abbiamo l'aula a disposizione, è proprio perché c'è la possibilità di promuovere molto di più uno scambio reciproco tra di voi, oltre al fatto di avere uno spazio per lavorare. Una cosa che magari non ho specificato, siccome siamo qui al lunedì e ci siamo anche al martedì, e tra il lunedì e il martedì non viene nessuno, se lavorate ad un modello fisico in aula, lo potete anche lasciare in aula il lunedì e riprenderlo il martedì, perché non ve lo tocca nessuno, basta dire con un cartello le pulizie non buttare, le pulizie non lo buttano. Però siccome ci siamo noi al lunedì, ci siamo noi al martedì mattina, il vantaggio è che l'aula è praticamente nostra quasi in continuo. Ok? Questo per esempio è una delle cose. Ok, questo è sempre per ribadire il discorso del lavoro assistito, lavoro in aula. Quindi sono cose che ho detto precedentemente, però lunedì, quando non siete proprio a colloquio con il vostro assistente per fare la revisione, sfruttate il resto del tempo, approfittatene per lavorare insieme. Avete comunque a disposizione tutte le quattro ore che avrete. Il martedì è quel lavoro di cui vi parlavo precedentemente. Vediamo il discorso dell'output, dei requisiti che vengono richiesti dal punto di vista degli elaborati. Il lavoro sul progetto dovrà avere una risoluzione 1 a 50, il che non vuol dire che gli elaborati saranno in scala 1 a 50, questa è una cosa diversa. La risoluzione riguarda il tipo e il grado di dettaglio tettonico, non una questione di solo disegno tecnico. Oh, fermo un attimo, tettonico. Forse non per tutti è chiaro questo discorso, e sul discorso della tettonica spenderò probabilmente più di una lezione a spiegare che cosa si intende. Non si parla di geologia, quindi non è la tettonica a placche, ma è la tettonica applicata all'architettura, che è un altro tipo di argomento. Però diciamo, siccome è un termine che non sempre viene affrontato, e non necessariamente viene affrontato nel modo in cui poi ve lo spiegherò a lezione, ne parleremo a lezione, pensavo fosse bene un attimo soffermarsi sul fatto che, attenzione, non date per scontata questa parola. Verrà comunque, spero esaustivamente, illustrato. Quindi è una questione di dettaglio, in cui viene sviluppata la tettonica del progetto. E verranno lavorati modelli e prototipi sia digitali sia fisici durante il corso dello sviluppo del progetto, perché magari ci sono delle cose che meritano un modello fisico, anziché, perché non possono essere rappresentate tramite disegni, e quindi bisogna lavorare con modelli di studio. E questi modelli di studio, tutto quello che verrà prodotto durante diciamo l'arco di questi tre mesi, fa parte anche del pacchetto di cose che viene chiesto di presentare poi in maniera ordinata, magari in maniera più articolata, non semplicemente come una sorta di collezione sparsa di cose, ma organizzandole per ricostruire il percorso progettuale. E ovviamente la parte di elaborati tecnici.
Gli elaborati che chiediamo per l'esame sono questi. Un abstract da 100 parole e spenderò 10 minuti di lezione circa, forse un po' di più, a illustrarvi che cosa si intende per abstract, perché nel passato alcuni lo hanno confuso con un corso di poesia ermetica. E non è quello. Una presentazione a schermo, come, più o meno come queste, quindi PowerPoint, Keynote, PDF, quello che vi viene più congeniale, però dovrete presentare il progetto a schermo con il supporto di 4 tavole a 1, poi vi verrà dato anche nel corso dello sviluppo del progetto, vi daremo anche il template degli elaborati. E un modello fisico, un prototipo, di cui vi specificheremo anche questo durante il corso, quali sono le dimensioni e le caratteristiche. Numero tipo di elaborati potrà subire variazioni, ma non variazioni sostanziali, cioè nel senso saranno 4 tavole a 1, sarà un modello fisico, sarà un abstract, sarà una presentazione. Potremmo vedere qualche variazione leggera prima di darvi il template, ma in realtà questa frase è una specie di disclaimer, ma non... In realtà è uno di quei copia e incolla fatti della presentazione dell'anno scorso che mi sono scordato di togliere. Quindi fate caso solo all'immagine sotto, alla frase sotto, che è quella più significativa, cioè le specifiche saranno fuori più durante il corso, però non ci saranno variazioni sostanziali su quanto detto qua. E siccome questa lezione sta andando in streaming e sarà accessibile, potete ricorrere a questa registrazione per contestarmi nel caso dicessi qualcosa di diverso. Allora, gli appelli d'esame della sessione invernale sono stati per il momento fissati al 17 gennaio e 20 febbraio. È possibile, dovessero capitare eventi che ancora non conosco, per esempio calendarizzazione di prove dell'esame di Stato o altri fattori, che gli esami si possano spostare di 1 o 2 giorni. Di solito quando succede cerco sempre di spostarli in avanti e non in anticipo per evitare problemi. Però per adesso, diciamo così, sono state fissate in questo modo. Dico per adesso perché è già capitato in passato che sono intervenuti dei fattori nel frattempo, da quando le avevo programmate a quando dovevano succedere, che hanno causato fattori esterni, non dipendenti dalla mia volontà, che ne hanno dovuto causare lo spostamento. Però per adesso segnatevi queste date qua. Spero e mi auguro che tutti voi riusciate a darle in una di queste date. E speriamo che, diciamo, anche la taratura e l'impostazione del tema di quest'anno vi consentano di arrivare a queste date. Vediamo ora la parte di logistica. Prima di tutto, chi mi assisterà? Chi è il gruppo di persone che mi assisterà? Allora, un paio sono qui di fianco a me, Claudio Cognini e Nardo Balestri. Fatta la mano, saltate, grazie. Chi è in streaming non le vede, ma se non le conosce già le rivedrà. Oltre ai due ingegneri che abbiamo, Nada e Claudia, abbiamo Massimiliano Cantalupo, Chiara Colli, Andrea Lucaroni, Mattia Mercatali, Lapo Nalzoni e Maria Giulietta Neale. Questi per il tema del mercato. Per il tema dei RIF ci sarà Alessandro Zomparelli e Matteo Salsi farà da assistenza, diciamo supporto tecnico progettuale, sia per il tema dei RIF sia probabilmente anche per il tema del mercato. Questo è ancora da vedere. Lui si è messo a disposizione per adesso per il tema dei RIF, quindi vediamo dopo. Il corso, se avete visto già dal sito online, prevede anche un modulo di 10 ore del professor Antonio Esposito. Antonio lo distribuirà in un paio di lezioni e sarà anche presente, per quanto gli è possibile, anche alle revisioni del lunedì, quindi anche lui girerà per vari gruppi. E quindi
è molto probabile che arrivi a fare più delle 10 ore del suo modulo, ma questo perché è un appassionato, quindi gli piace lavorare anche, spero gli piace lavorare con noi, per adesso sì, quindi mi auguro che anche quest'anno sarà contento di lavorare con noi. E poi ci sono io che sono il docente responsabile del corso. Supporto e assistenza. Siccome diciamo, non tutti, ahimè, riescono a arrivare all'esame di febbraio con il progetto finito, esiste un limite, diciamo, di assistenza al progetto. Ovvero, gli assistenti e io siamo presenti in tutti gli orari del corso, per tutta la durata del corso. C'è un ricevimento che è al martedì pomeriggio. L'unica cosa, c'è anche oggi pomeriggio il ricevimento, però mi hanno spostato un consiglio di corso di studi esattamente ad oggi pomeriggio, quindi è probabile che oggi non riesca a fare il ricevimento. Dipende quando finisce il consiglio, quindi se qualcuno ha qualche dubbio, oggi pomeriggio non so se ce la faccio proprio. Per il ricevimento, date, orari e modalità per accedere al ricevimento li vedete sulla pagina web. Siccome siete tanti e ho più o meno 3-4 ore di ricevimento a disposizione, siccome il ricevimento è fondamentalmente fatto per dare anche ulteriore assistenza al progetto, per dedicare un tempo sufficiente a tutti, ho fatto l'iscrizione tramite un Doodle, limitando a 8 posti per ricevimento. Questo per garantire almeno mezz'ora a persone. È chiaro che se qualcuno ha un dubbio veloce può anche venire e presentarsi tra un gruppo e l'altro, dicendo guarda, solo una domanda velocissima, so che la risposta è un sì o un no veloce e via. Però se qualcuno dovesse avere bisogno di assistenza, nel senso proprio, ok, ho bisogno di parlare col docente per più di un minuto, allora il consiglio è quello di andare a vedere sulla mia pagina web docente, lì c'è la modalità di iscriversi al ricevimento e iscriversi nella data che volete. Allora, la durata. Voi potete venire a dare l'esame con il tema quando volete, anche tra 5 anni, però la possibilità di ricevere supporto sul tema è limitata a un anno accademico, cioè da inizio del corso, cioè da oggi, fino a febbraio 2020. Io mi auguro che per febbraio 2020 siete tutti non solo già esaminati, siete tutti laureati. E adesso tutti che si spoccano. Ok, l'ho detta grossa. Va bene. Rewind. Mi auguro che siate nel febbraio 2020 esattamente dove volete essere. Mettiamola così. Da qui a febbraio 2020 l'assistenza al progetto è come segue. Negli orari di laboratorio di ricevimento durante il corso, a discrezione del proprio assistente dopo il corso, quindi finito dopo il 17 dicembre, se volete ulteriori revisioni con i vostri assistenti o sono loro a comunicare con tutti i gruppi che seguono e a dirvi in quale data faranno revisione e ricevimento, o gli scrivete con le modalità di contatto che loro vi daranno per accordarvi eventualmente su una data. Con me avete a disposizione ulteriori 3 revisioni dopo la fine del corso. Quindi, diciamo così, in sequenza, se non riuscite a terminare quello che vi serve come revisione alla fine del corso, vi consiglio prima di sentire il vostro assistente e magari sfruttare quelle 3 revisioni solo quando il vostro assistente dice no, guarda, mi dispiace, non riesco più a seguire, in modo tale da massimizzare, diciamo, tutta l'assistenza che possiamo offrirvi per portare a termine il progetto. Il corso ha anche un ecosistema di informazioni che va al di là del momento di lezione. Quindi c'è, oltre a un calendario del corso, che poi vi dirò dove trovare,
Io o altri o gli assistenti comunicheremo con voi nel caso ci fosse bisogno di darvi informazioni necessarie tramite mail, per esempio un assistente che scrive a tutti i suoi gruppi, e per fare questo utilizziamo MailChimp, che è lo stesso sistema che utilizzeremo per raccogliere le vostre iscrizioni al corso in modo tale da distribuirvi in gruppi e con gli assistenti. Poi c'è una pagina Facebook, un Pinterest e un aggregatore di articoli che è su YouTube. Oltre a quello che vedete in basso, che è il canale video YouTube. Su quel canale video andranno a finire tutti gli streaming delle lezioni che verranno fatte. Poi vi farò vedere alla fine che quasi tutto andrà a finire più o meno nello stesso sito, cioè tutti questi link li ritroverete in un'unica fonte. Un paio di cose. Allora, Scoop è un aggregatore di articoli che vengono raccolti, si aggiorna mano a mano, e quindi possono essere da progetti a articoli su argomenti che possono essere di interesse per l'architettura o per il progetto del mercato. Questo dipende dall'articolo e da cosa anche ne ricavate voi nel leggere. Pinterest è più una raccolta invece in forma visiva per argomenti di tutta una serie di tematiche che vengono anche dagli anni precedenti, quindi potete vederla proprio come una sorta di browsing visivo per andare a raccogliere, non so, informazioni, spunti, eccetera. Un consiglio che poi diciamo, trasformerò in indicazioni più articolate giovedì. Sulla fase della ricerca. C'è una fase iniziale di analisi e ricerca, di cui appunto cercherò di parlare già giovedì, che non si deve assolutamente fermare allo spunto visivo. Il punto visivo è, diciamo così, proprio il punto iniziale. Dice, ok, questo mi piace, questo mi interessa. Bene, da quel momento in poi parte tutto un percorso di non solo reperimento dati, reperimento fonti, eccetera, eccetera, ma anche di organizzazione di queste fonti e dati. Come e in che modo si può fare, cercherò di farvelo vedere appunto già giovedì. Però intanto avere un panorama visivo così esteso, una raccolta visiva il più possibile estesa, potrebbe essere già comunque un buon punto per, diciamo, cominciare a raccogliere in maniera estensiva, ok, tutto quello che mi interessa comincio a prenderlo. Dopodiché andiamo a vedere. Facebook e YouTube penso che conosciate, non c'è bisogno di andare a vedere. Veniamo anche ad alcuni eventi che diciamo così, il corso in parte organizza e in parte diciamo così, incorpora, è un verbo sbagliato, però diciamo che sono interessanti per il corso e quindi ve li segnaliamo. Allora, la prima cosa, perché partiamo tra 2 martedì con i tutorial? Perché martedì prossimo al CERSAIE c'è la Lectio Magistralis di Richard Rogers. E quindi vi consigliamo molto caldamente, in sostituzione della lezione, di andare a sentire Richard Rogers al CERSAIE, sarà all'Europa Auditorium. Occorre fare una registrazione preliminare sul sito del CERSAIE, ma l'evento è gratuito. Quindi io sarò là per esempio, quindi vi consiglio di esserci anche voi perché Richard Rogers è stato nel senso progettuale, ma è perché è ancora attivo ed è ancora vivo per fortuna, un maestro dell'architettura del passato molto recente. Il 4 ottobre organizzeremo una visita alla Biennale di Venezia. Siccome il 4 ottobre è San Petronio ed è un giovedì, quindi è festivo, ne approfittiamo. In sostituzione della lezione del giovedì 4 ottobre andremo in visita alla Biennale. Poi vi farò vedere come dare l'adesione. Scusate un secondo, chi volesse aderire e venire alla Biennale lo segnalerà tramite il form di iscrizione, ma vi dico che diciamo, la conferma di partecipazione è vincolante perché dobbiamo dare un elenco di nomi per avere il biglietto di gruppo. Il biglietto di gruppo dà diritto degli sconti. E credo che lo sconto di gruppo sia ancora meglio dello sconto studenti, se non ricordo male.
A meno che, non mi ricordo se come studenti avete l'ingresso gratuito, ma non credo. No, allora, è perché in alcuni casi ci sono ingressi gratuiti, in altri non mi ricordo mai quali. Comunque, questa è un'altra cosa. Il 6 ottobre invece, che è domenica, è un sabato, scusate, avete ragione. D'altronde insegno architettura, non calendari, quindi... Scusate, il 6 ottobre c'è la possibilità di visitare WASP. WASP è un'azienda che costruisce e si occupa di stampa 3D in grande scala. Vediamo meglio alcune cose sugli eventi. Allora, se non avete presente chi è Richard Rogers, ma magari siete transitati da Madrid al Terminal di Barajas, avete visto questa struttura, Richard Rogers and Partners, ma non solo questo, diciamo, le opere di Rogers che sono entrate nei libri di storia dell'architettura sono un numero piuttosto considerevole. Faremo una visita alla Biennale e sarà una visita che sarà occasione sia di fare alcune considerazioni, vedere anche alcune opere interessanti, ma fare anche diverse considerazioni critiche, sia sulle biennali in generale, sia su questa in particolare. E poi magari ne parleremo in modo più diffuso, però per esempio questa in generale, a parte una fumosissima più o meno aderenza al tema da parte delle opere esposte, è più una collezione di casi particolari, alcuni interessanti, alcuni molto meno, alcuni diciamo significativi, altri meno, ma quasi tutti che sono retrospettive storiche o riedizioni di retrospettive storiche. Per esempio, questo che è dentro la padiglione dei paesi nordici non è sicuramente la prima volta che viene affrontato. Da Hans Rucker Co. nel 74, nel 72, scusate, fino a un'altra installazione quasi identica. Non per scala, ma per scopi e soprattutto per indicazione del 2004, che era Spatium Gelatum, che aveva più o meno anche lo stesso tipo di background filosofico nel realizzare quel tipo di opera. Ma poi l'opera in sé, diciamo, rimanda un sacco a un'estetica anni 80, anni 90, nonostante sia fatta nel 2018. In ogni caso faremo una visita. Soprattutto anche con, che credo, spero sia lo spunto di una discussione critica su quello che vedremo e in generale sul ruolo di una biennale in architettura, quindi non cercheremo di andare semplicemente solo in giro per padiglioni, in giro per l'arsenale. Allora, passiamo a WASP. WASP, come vi dicevo, si occupa di stampa a grande scala. Ma la visita non è tanto una visita aziendale, quanto perché c'è un evento interessante che riguarda proprio la stampa 3D alla scala architettonica. Allora, qui vedete alcune delle cose di cui WASP si è occupata, da scenografie teatrali a stampa 3D fino appunto alla costruzione di questa stampante che è... Tecnicamente si chiamano Delta Printer, Delta è il sistema di movimento dei bracci, che è alta 12 metri e che costruisce, ha costruito, diciamo così, quel muro di circa 3 metri e qualcosa in terra. Quello che succederà il 6 ottobre è che c'è un evento che potete comunque andare a vedere al sito, se andate su wasproject.it, c'è questo disclaimer, c'è un banner enorme che riguarda l'evento e si parlerà di stampa 3D con alcuni attori importanti, da X3D a Enrico Dini a Emerging Objects, che era una RAEL, tutte persone che lavorano soprattutto con la tecnologia di stampa, quello che si chiama tecnicamente contour crafting. In generale, questa è una forma di stampa in cemento
per esempio quella cosa che vedete, quella caratteristica, diciamo, di ornamento che vedete in questo caso, non è semplicemente una questione visiva, funziona anche come un sistema di irrigidimento del muro. Ve ne parlerò più in dettaglio, perché ha origine anzitutto in una interazione tra il comportamento della macchina e il comportamento del materiale. Quindi sfruttando diciamo, l'innesco di caratteristiche del materiale attraverso il movimento della macchina, si può controllare e produrre un effetto del genere che, oltre ad essere ornamentale, ripeto, diventa anche un modo per rinforzare quello che vedete che è un angolo. Quindi si passa da una direzione alla direzione angolare per rinforzare l'angolo, che è un punto notoriamente delicato di qualsiasi costruzione. Il sistema crea un rinforzo del nodo attraverso quel tipo di lavorazione del materiale. Questo perché altrimenti, per esempio, in questo caso uno dei vantaggi è che dovrei inserire altrimenti un sistema di rinforzo esterno e quindi sarebbe una lavorazione in più, ma si riesce a incorporare nello stesso sistema, con la stessa tecnologia, struttura, ornamento e capacità, diciamo, modulari costruttive, allora ho creato un sistema integrato. E quindi questo è una delle cose che è possibile vedere. Un altro degli attori che è Emerging Objects, questi sono alcuni dei progetti su cui ha lavorato Emerging Objects. Non ve li sto a illustrare tutti per filo e per segno, ma se andate a cercare il sito di Emerging Objects li potete vedere. E Enrico Dini, che è il fondatore di Shape e che ha costruito e brevettato questa macchina per la stampa 3D di roccia. Questa è una stampante di circa 3 m x 3 che abbiamo utilizzato nel 2012-2013 per costruire un campione di quel progetto dei Reef, che è un tripode di circa 3 metri di diametro. Oltre a questo, per il weekend del 10-11 novembre abbiamo in previsione un viaggio di studio a Milano. Dici, perché a Milano? Primo perché sta diventando una realtà estremamente interessante, ce l'abbiamo dietro casa, letteralmente a un'ora di viaggio, e sta cominciando a diventare, a crescere, a configurarsi come una delle città culturalmente più interessanti che al momento ci sono in Italia. E dal punto di vista dell'architettura contemporanea sta cominciando a offrire parecchio. Secondo, perché abbiamo un minimo di budget, ma un budget per i viaggi molto basso e quindi dobbiamo stare vicini. Ma veniamo al discorso dell'iscrizione e materiale. Allora, vi verrà chiesto di compilare un form di iscrizione. Tra poco vi do anche il link. E vi chiediamo alcune informazioni. Il vostro nome e cognome, e siccome vi chiediamo di lavorare in gruppi da tre, avete la possibilità di indicare chi sono gli altri vostri due compagni di gruppo. Se non ne avete nessuno perché non sapete con chi fare gruppo, non importa che li indichiate. Se siete due persone che volete lavorare insieme ma non avete un terzo, indicate solo il nome della prima persona. Questo ci aiuta a configurare sia i gruppi che si sono già, diciamo, formati prima di iscriversi, sia quelli che magari non hanno trovato nessuno e quindi hanno bisogno di essere aggregati, quindi cerchiamo di fare questo tipo di lavoro. Poi vi chiediamo un paio di cose per capire un po' da dove venite e dove volete andare, fondamentalmente. Quindi 5 architetti e o progetti che considerate dei riferimenti per voi. E quali sono degli argomenti che vi interessano in architettura? In ognuno di questi due ricordatevi che avete tipo 250 parole al massimo, o 200 caratteri, comunque 250 caratteri forse, non mi ricordo, comunque è uno spazio limitato, non cercate di scrivere un romanzo perché come è successo gli anni scorsi, a me interessa molto il e poi si interrompeva a metà di una parola e non capivamo più niente, quindi in maniera sintetica.
ok, cercate di imitarlo. E vi avrà chiesto la visione di interesse ai viaggi sia alla biennale, quello è vincolante perché ci serve per mandare l'elenco per il biglietto di gruppo, e Milano l'interesse perché ci serve sapere più o meno quanti siete per organizzare. Uospi in realtà non vi viene chiesto perché siccome è adesione completamente libera, chi vuole venire viene, ci si vede il 6 ottobre direttamente là. Il form lo potete trovare qui, quindi segnatevi questo indirizzo. Comunque oggi pomeriggio io metterò anche le slide di questa presentazione sul sito di insegnamenti online, poi vi farò vedere dove si trova e come accedervi. La cosa importante, dovete compilarlo entro giovedì alle 13, cioè entro dopodomani alle 13, perché questo è il tempo che ci serve per poi organizzare le cose in maniera che lunedì voi sappiate già con chi andare. Ricordatevi anche le lettere maiuscole e minuscole, perché a tre subform tinyurl.com. Avete scritto? Posso andare avanti? I due temi hanno anche già compilati dei brief, cioè ci sono, è descritto un po' più estensivamente quello che è l'argomento del progetto, e ci sono dei riferimenti, ci sono alcune indicazioni. Qui è dove trovate quello del mercato. Nel caso abbiate deciso di fare il tema del mercato, entro lunedì dovrete leggervi attentamente il brief del progetto e portare 5 esempi, 5 riferimenti ciascuno, cioè ognuno di voi, non ogni gruppo, ognuno di voi deve presentarsi lunedì con 5 esempi di riferimento relativi al tema. Si può parlare del mercato o si può parlare di un altro argomento che svilupperò meglio giovedì, ve ne parlerò meglio giovedì pomeriggio. Però ricordatevi, se siete intenzionati a fare il tema del mercato, leggetevi il brief, non è lunghissimo, è poco più di una pagina, non è un libro, perciò dovreste farci. Se invece siete interessati al tema dei RIF, questo è il link per il brief dei RIF, e entro lunedì vi viene chiesto di leggere il brief di progetto e di leggere gli articoli che sono indicati nelle reference principali. In fondo al brief ci sono delle reference, in questo brief troverete delle reference indicate come fondamentali. Sono 4-5 articoli, si leggono molto velocemente, nel giro di un'oretta dovreste averli già letti tutti. E quindi questo vi viene chiesto per chi vuole affrontare il tema dei RIF per lunedì. Gli strumenti con cui lavoreremo, cioè Rhino e Grasshopper, vi verranno distribuiti giovedì 20. Quindi non metterò link online, vi passerò un link dove scaricare ufficialmente gli strumenti in modo assolutamente legale. Sì? No, volevo sapere se sarà la 5 o la 6. La 6. Dopodiché vi chiederò di installare il tutto entro il giovedì successivo. Tanto è solo una roba da installare, quindi non è un problema. Per ricapitolare, tanto basta che vi ricordiate tinyurl.com/a3subform per il form, a 3 market per il brief del mercato, a 3 riff per il tema dei riff. Una volta che avete fatto l'iscrizione tramite form,
L'ultima cosa che vi chiedo di fare, però prima compilate quel form, perché senza quello non riusciamo ad assegnarvi l'assistente, cioè è passaggio fondamentale per l'iscrizione al corso. Dopo che avete fatto quello, tutto il materiale relativo al corso sarà qui. È sul sito di insegnamenti online, quindi lo raggiungete anche se guardate insegnamenti online, fate il login con le vostre credenziali Unibo, andate a vedere il vostro programma di studio, dovreste vedere architettura e composizione architettonica 3. Oppure dal programma online di architettura e composizione architettonica 3 c'è scritto sito insegnamenti online e dovreste accedere. Anche qui dovete iscrivervi prima di vedere tutto, credo. Non ne sono ancora sicuro al 100%, però diciamo è un'iscrizione facile, vi iscrivi da corso di studi, vi iscrivete, dopodiché vi viene fuori tutto il sito del corso con diviso per sezioni settimana per settimana. E lì c'è la possibilità di scaricare anche le planimetrie del mercato, le planimetrie del tema dei RIF, ci sono i link ai brief anche lì. Diciamo che dopo aver compilato il form, tutto il materiale, slide delle lezioni, link ai video, ulteriore materiale, link a reference, eccetera, eccetera, verrà messo sempre solo sul sito del corso. Quindi l'unico vostro riferimento dopo dove andare a reperire tutto il materiale è quello. L'importante è che la prima volta andate su insegnamenti online, se non vi siete ancora iscritti al corso, vi iscrivete. Però ricordatevi che mi serve... È indispensabile che compiliate quel form che dicevo prima, perché altrimenti non riusciamo a organizzare logisticamente le cose in maniera adeguata. Quindi questo serve per reperire tutto il materiale. Il form è indispensabile per l'iscrizione al corso. Bene, direi che per il momento non c'è altro, quindi lascio spazio alle domande. Sì? Allora, il form, come vi dicevo, vi chiedo di compilarlo entro giovedì e nel form c'è anche la scelta. Nel caso ci sia un eccesso di persone per la scelta dei RIF, la selezione ve la dirò il prima possibile, cioè se riesco già giovedì pomeriggio. Cioè nel senso, guarda, queste persone che hanno scelto i RIF purtroppo sono in eccesso, sono state selezionate per, anzi, sono state tolte dal tema perché ho selezionato altri, quindi questi sono nel mercato. Cercherò di dirvelo già giovedì pomeriggio. Nel caso non ce la facessi giovedì pomeriggio, raggiungerò via mail gli interessati comunicando in modo tale che per lunedì portino il lavoro che specifico al tema. Comunque, diciamo, in automatico chi non è selezionato per il RIF va a finire nel mercato. Altre domande? Quali domande avete per me? Sono sicuro che avete. Sì? Sì, diciamo alla biennale. Basta che uno sia studente per avere lo status di studente. Se si vuole aggregare il biglietto di gruppo va bene lo stesso. Tanto l'acquisto del biglietto per la biennale si fa in loco. Prima si manda una mail con l'elenco, perché così gli uffici della biennale preparano i biglietti per quando li andiamo a ritirare. Però poi li andiamo a ritirare e li paghiamo tutti insieme quando entriamo la mattina del 4. Quindi dopo giovedì vi dirò anche rispetto alla biennale quali sono gli orari della visita, perché per sfruttare tutto cercheremo di presentarsi davanti alla biglietteria dell'Arsenale esattamente alle 10 quando apre. Però sì, WASP è gratis, Rogers è gratis, basta registrarsi. Per il viaggio del corso vediamo, l'unica cosa è che dobbiamo decidere come sfruttare i fondi che abbiamo per i viaggi e quelli verranno sfruttati in modo tale
da andare agli studenti iscritti al corso. Poi gli esterni si possono aggregare, però un viaggio a Milano di 2 giorni, insomma, un treno e un pernottamento penso siano affrontabili. Dunque, se per voi è tutto chiaro, io per questa mattina la chiuderei qua. Se c'è qualcuno che ha ancora qualche dubbio, eccetera, siccome oggi pomeriggio avrò il consiglio, possiamo sfruttare questa ora extra, per chi vuole come ricevimento. Quindi tra 10 minuti e un quarto d'ora, diciamo, mi può trovare, nello studio. Ok? Va bene. Segnatevi, spero vi siate segnati tutti i link e noi ci vediamo giovedì per la prima lezione.